Lo dicevamo in apertura, Papa Francesco in visita a Pietrelcina e a San Giovanni Rotondo, accolto dall'applauso dei fedeli, ha rivolto un pensiero ai giovani e agli anziani, poi ha voluto lanciare un invito esaltando il valore della pace e della concordia. Gli inviati Raffaele Fichera e Luigi Conti. Un paese che litiga tutti i giorni non cresce, spaventa la gente, è un paese malato e triste. Parole che travalicano il pellegrinaggio a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, che in questo momento particolare assumono valenza nazionale e si fondono con la denuncia di Bergoglio per il lavoro che non c'è. L'essenza di questo viaggio racchiusa in un nome antico ed importante per la Chiesa, Francesco. Il Francesco Papa che torna nella terra di origine di Padre Pio, Francesco Forgione, appunto, terra che è la stessa visitata all'inizio del XIII secolo dal Francesco Poverello di Assisi. Un omaggio, quello di Bergoglio, nel 50° anniversario della morte del frate di Pietrelcina, che si traduce nella lunga visita al reparto di pediatria oncologica della Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale costruito da Padre Pio ed oggi struttura di eccellenza e di grandi numeri, 900 posti letto, oltre 62.000 ricoveri e oltre 1 milione di prestazioni di diagnostica ogni anno. Il 17% dei pazienti italiani passa da qui. Ricerca e sperimentazione, trapianti di cellule staminali per ammalati di sclerosi e glioblastoma, tutto costruito attorno ad un principio etico. Cito il valore in assoluto di Padre Pio, la centralità dell'ammalato, ma una centralità reale intorno a cui si costruiscono le cure sanitarie, la ricerca scientifica, la dimensione economica e la gestione delle risorse. Questa è una struttura che da 4 anni consegue il suo equilibrio economico certificato da società terza.